Un saluto a voi tutti, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento del programma Liberamente Parliamone. Telemike irradia i suoi programmi sul canale 32 è la frequenza. Dobbiamo essere precisi, io non posso sbagliare. Come ex tecnico ho preso l'ascensore e sono salito di livello. Sì, adesso sono quello che parla, mentre prima era quello che stava sui terrazzi a far arrivare il segnale ai televisori. Così sentivano e vedevano le persone, quelli che parlavano. Adesso ho preso l'ascensore e ho fatto un gradino più in alto e sono quello che parla, anche io posso parlare in televisione. Ci sono altri che sintonizzano. Quindi canale 32, quando si dice canale si sbaglia. Dici, ma anche tu lo dici, lo so, ma siccome a livello nazionale ci sono i buontemponi che confondono i canali con i programmi, dobbiamo anche noi immedesimarci e non possiamo andare mica controcorrente, altrimenti, specialmente gli anziani che ci seguono, non ci capiscono più niente. Allora, il programma è 79, il canale è 32, però siccome a chi ci segue non interessa nulla la frequenza, usiamo dire canale 79, ma in realtà il termine tecnico giusto è programma 79 del digitale terrestre. Detto questo, volevo anche dirvi che quando parlate di IMER, intendevo parlare, come vi avevo già accennato, di un parametro importante del digitale terrestre. Più è alto il livello del MER, che gli installatori misurano attraverso l'apparecchiatura elettronica, che è il misuratore di campo, e più è buona la qualità del segnale digitale terrestre. Naturalmente, quando parliamo di acquaviva, non del segnale digitale terrestre, io utilizzavo il parametro MER per dire che ad acquaviva sì, stiamo nella MER, molto più alto, ma inversamente proporzionale, come mi ricordava il gradito compagno di viaggio, che saluto, Tonino Santamaria. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Spero che sia stata utile la mia spiegazione, Tonino. Sono stato chiaro? Si è capito Bisogna qualcosa? essere chiari. Sì, altrimenti io dico alla regia di aumentare la luminosità. Così ci schiariamo le idee. Poi è collegata con noi anche Anna Larato da Santeramo. Ben Buongiorno a ritrovata Anna, buona tutti. giornata a Ciao. te. E abbiamo Claudio collegato attraverso sempre il mezzo Skype, la tecnologia Skype. Ben Ben ritrovati ritrovato Claudio. a tutti, ben ritrovati. Ciao Claudio. Ricordiamo che per poter intervenire in studio è possibile comporre il 351 931 9265 e per chi volesse utilizzare la posta elettronica l'indirizzo è il seguente: telemike@chiocciolibero.it. Anche i filmati e le immagini possono essere inviate attraverso il WhatsApp. E quindi il numero è sempre lo stesso, il 351-931-9265. Ce ne sono diverse segnalazioni, in redazione ne abbiamo oggi di segnalazioni. Salutiamo Angela e Adriana che dietro le quinte collaborano affinché questa trasmissione possa andare nel migliore dei modi. E quindi vorrei dare la parola a Tonino Santamaria, se permettono Anna e Claudio, perché sentendo parlare di consultazioni mi era venuto un dubbio, nel senso che i dibattiti politici, insomma i diversi confronti, da parte del centro-sinistra si criticava il centro-destra perché c'erano queste esternazioni di Silvio Berlusconi. Però ho visto stamane che a salire le scale e a percorrere il corridoio e a sedere davanti al Presidente della Repubblica, Mattarella, non ci sono state tre delegazioni differenti al centro-destra, un'unica delegazione. Quindi l'unica delegazione, Meloni, Salvini e Berlusconi. Mentre per quanto riguarda chi si è proposto del centro-sinistra, il PD Fratoianni e l'altra sigla, qual era, adesso mi sfugge, sono andate singolarmente.
Ora, come si può criticare un'altra parte quando loro salgono il palazzo singolarmente? Evidentemente non hanno un'unità di intenti, eppure hanno voluto vendere il prodotto elettorale all'elettorato come un unico prodotto elettorale, progetto elettorale. Perché questo stesso unico progetto non è stato presentato poi insieme al presidente Mattarella, secondo te, Tonio Santamaria? Non è un'incongruenza questa, non è un qualche cosa, è una distonia rispetto ai messaggi che si vogliono lanciare all'elettorato del centro-sinistra? Io credo che la sinistra è andata in ordine sparso da Mattarella, così come in ordine sparso è andata alle elezioni, e il giudizio del popolo è stato come dire, molto molto chiaro. State divisi e rimanete divisi, mentre la destra si è presentata divisa per quanto riguarda i simboli di partito, ma uniti come coalizione e hanno vinto. E quindi era giusto che oggi, anche per dare un segnale forte di unità e di continuità a quello che hanno detto durante la campagna elettorale, si sono presentati uniti. Ha parlato, si dice, una sola persona, e cioè colei il quale era stata indicata, o meglio, si era detto chi vince, chi prende più voti sarà il capo delegazione. E così è stato, tant'è che la Meloni ha guidato la delegazione, ha parlato in nome e per conto di tutti, ci ha messo anche pochissimo con l'incontro con Mattarella, pochi minuti, proprio per dire noi siamo già pronti, abbiamo già tutto sistemato tra di noi e quindi aspettiamo che ufficialmente ci venga assegnato il ruolo di colei che in questo caso deve verificare se ci sono le condizioni, e credo che l'indicazione di Mattarella dovrebbe venire nel pomeriggio serata di oggi, e credo che già domani o al massimo dopodomani la Meloni sale sul colle con la lista dei ministri, e poi naturalmente ci sarà il giuramento. Anna, che ne pensi tu, Anna? Sei contenta di questa presenza femminile? L'analisi, insomma, siamo un po' tutti stanchi di sentire i vari dibattiti e i vari talk, che io li abolirei tutti, devo essere sincera, perché nei talk si danno anche informazioni sbagliate. Una volta, prima dell'avvento dei talk show, si parlava di rotocalco, c'erano le tribune elettorali, c'era TV7 che parlava di fatti, dava le notizie. Oggi c'è tanta confusione, a cominciare da quei bigliettini che hanno tenuto banco nell'informazione. Io mi ero appuntata proprio un pensiero che volevo rendere comune e che secondo me ce la dice tutta. Io mai penserò che il genio della comunicazione abbia lasciato casualmente quei fogli sparsi sul suo scanno a favore di Zoom. Tanto voleva che si sapesse e tanto si è saputo. Resta la tenerezza di vedere un elefante stanco che continua ad essere scorticato dalla sua corte questuante. E poi ci sarebbe tutto quel quant'altro da dire. Abbiamo visto la cronaca, i dibattiti che ci sono stati su il genio della comunicazione e tutto l'entourage. Vedere una donna poi che ha detto chiaramente qui comando io è stato un bel segnale per quanto riguarda la politica di genere, a prescindere dal pensiero politico. Io parlo come pensiero di genere, e quindi il segnale è stato molto molto forte. Questo mi sento di dire, Gino. Cambiamo argomento. Siete pronti tutti voi a cantare al nostro interlocutore il buon compleanno e tanti auguri a te, come ho fatto io con Tonio Santamaria? Siete certo. Pronti? Siate pronti, mi raccomando, intonati, dobbiamo essere. Chi è il maestro che porta il ritmo?
Tonino, fai tu il maestro, mi raccomando, c'è la bacchettina. Stonato come una buongiorno, cantante. siamo in diretta, buongiorno, Diacono buongiorno. Gaetano Lenoci, buongiorno. Auguri. Leggo sul... Buongiorno, leggo sull'agenda diocesana che oggi è il suo compleanno. Tanti auguri. E non vorrei rovinarlo con gli auguri canori che faremo adesso tutti quanti insieme. Possiamo? Anche se non siamo intonati, noi non facciamo parte del coro dell'Antoniano, del coro di qualche parrocchia, insomma, siamo improvvisati adesso. Però sarà un buon compleanno augurale. Con me ci sono Claudio, mio fratello, certo. Anna Larato da Sant'Eramo, abbiamo anche i forestieri, e Tonino Santamaria che porta la voce dell'Arco di Santa Chiara. Quindi, che è importante. È importantissimo, qui abbiamo tutti gli archi, quindi possiamo? Certamente, possiamo? Certamente. Siamo pronti? Uno, due, tre. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Gaetano, ci aspettiamo la tortina. Modificato, insomma. E la tortina, c'ho la voglia, da 15 giorni che non mangio dolci, Gaetano. A disposizione, non ci sono problemi, non ci tiriamo indietro, che a disposizione. Come trascorrerai questa bella giornata? Ti accompagnerà il sole, temperature mite? Quando sei nato tu, ti ricordi com'era il tempo? Non mi ricordo. Possibile. Dicono, non me l'ha detto. Dicono mia madre non c'è più per poter chiedere com'era il tempo. Gliel'avrei chiesto qualche volta. Gliel'avrei chiesto qualche volta, possibile, no? Sicuramente, ma come tutti gli ottobre sarà stato piovoso, uggioso, mentre adesso, siccome sono cambiate un pochettino le stagioni, l'ottobre è più o meno con temperature primaverili. Penso che 69 anni fa, 69. Il tempo, le stagioni erano stagioni, per cui 60. Sicuramente sarà stata una giornata uggiosa. 69 anni, 69 anni. Tu sapevi che ti devo svelare una chicca, l'abbiamo scoperto l'altro giorno, diciamo tra di noi. Tonio Santamaria è andato a scuola con Don Beppino Pietroforte, lo sapevi tu? No, non lo sapevo. E io vorrei registrare in tandem un tipo Don Camillo e Peppone. Che dici tu? Sarebbe bello. E tu ci vuoi fare vuoi partecipare anche tu, perché tu sei più nell'ambito ecclesiastico, io sono esterno. Che dici tu? Poi vediamo. E perché, ci organizziamo. E perché la parola di Dio, voglio dire, non voglio abusare del nome in vano, come suol dire, ma va trasmessa anche in altri modi. Ce l'hanno insegnato quelle suore che hanno cantato, chi ha partecipato a spettacoli. Ecco, non solo in chiesa, che dici tu? Anche attraverso la televisione potremo, con qualche sketch, con qualche confronto, con qualche ricordo della scuola del passato, lanciare messaggi di particolare umanità. Sicuramente, i mezzi, il Papa dice che nella giornata di comunicazione sociale diceva che appunto bisogna utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione per evangelizzare, quindi perché no? Fare questa cosa. Scusaci Nino se abbiamo abusato della tua pazienza e ti abbiamo mandato in onda in diretta senza preavviso, ma che razzi di auguri sarebbero stati. Non ci sono problemi. Ecco, li rinnoviamo, ti auguriamo una buona giornata, spegni tutte le candeline. Va bene. Sono debitore di una consumazione, di una torta, di quello che volete, anche fra un po' se volete. Adesso sono impegnato un pochettino con la Croce Rossa. No, adesso stai tranquillo, noi adesso siamo impegnati con questa trasmissione, che sappiamo a che ora inizia, non sappiamo a che ora finisce, perché poi arrivano le telefonate, Tonino c'ha nel cassetto le carte che cantano, Claudio ha le notizie della vendita dell'Inter, dalla Cina, insomma, ci sono tante cose. Però sono debitore, sono
non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non appena possibile andiamo agli away a festeggiare, non ti preoccupare. Quello che vuoi, quello che volete, non ci sono problemi, assolutamente. Lo sappiamo che tu sei... Gli amici, questo e altri. Grazie, non grazie. In questo caso abbiamo anche un compagno, Tonino Santa Maria, oltre che amico, è compagno. Ma io e Tonino siamo amici, prima di essere compagni siamo anche amici da lungo tempo. Perché avete giocato insieme a calcio? Noi tutta quella zona, io abito all'estramurale, alle spalle praticamente di Santa Chiara, e quindi ci trovavamo con Tonino, insomma, da quanti incendi quelli erano. Ci trovavamo sullo spiazzo a giocare alle palline, a giocare alla staccia, a qualche altra cosa, o pallone, ma non mi ricordo, dell'infanzia un pochettino, data l'età, sono un po' svaniti. Ho capito. E Tonino poi che ha fatto? Il lancio del peso, non mi ricordo cosa ha detto. Tonino mi pare che un periodo ha fatto. E che faceva? Lanciava i mattoni, i sassi per allenarsi? No, Tonino ha fatto, io me lo ricordo che poi ha fatto anche l'arbitro, anche l'arbitro. Chiediamo, scusa Tonino, che giochi facevate tu e Gaetano e chi erano gli altri amici che possiamo ricordare e salutare? Nino Macchia, per esempio. Poi in quella zona, perché prima sull'estramurale non c'erano le auto quando eravamo ragazzi, certo. Passava qualche train eventualmente, e quindi l'estramurale no, ma i marciapiedi o la strada via Pier Gentile diventavano campi di calcio, per esempio. Campi di calcio, perché naturalmente giocava per c'erano strada. ampi spazi. Non c'erano macchine. Ma si giocava con palle, com'erano questi palloni, com'erano? Oh no, i palloni Super Santos, tanto per ricordare. Il Santos, quello rosso, il Santos. Poi è diventato Super Santos con il passare del tempo, era già Super Santos. Non sapevo che tu e Tonino avevate questa... Tonino ha fatto, ricordo che ha fatto anche l'arbitro di calcio. Anche l'arbitro di calcio. Bravo Tonino. Tu queste cose non è che ce le ha dette Tonino, hai visto? Tu devi stuzzicare a chi ha vissuto insieme a lui quel periodo. Hai visto che il confronto e anche lo scambio degli auguri può portare... Certo. Novità e maggiore informazione anche a chi ci ascolta, e siamo convinti che le nostre amiche e i nostri amici si associano a tutti noi come Angela e Adriana a farti gli auguri. Grazie davvero di cuore, gentilissimo. È stato un piacere. Piacere davvero piacere, grazie davvero. Ciao Nino, ciao. 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 Ecco. Bravo Tony Santa Maria, facevi anche l'arbitro. Per una decina d'anni l'ho fatto. E poi adesso il problema, sai qual è Tonino? E come dobbiamo fare per scoprire Anna, per esempio, da piccola Anna, che giochi faceva? Che bisogna scoprire chi è un'amica di Anna, dobbiamo fare le nostre indagini, perché noi siamo curiosi di sapere Anna da piccola, che giochi, cosa... non lo possiamo sapere. Abbiamo una telefonata. Anna, ti sei salvata in calcio d'angolo, come si suol dire. Organizzavo. Sei stata tu, Anna, a far telefonare. Pronto? No, chi Gino, parla? Poi volevo dire due no, parole. No, un attimo, abbiamo una... Scusami, Anna, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, una signora telespettatrice. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto la ringrazio per avermi dato spazio in questa importante trasmissione che è al servizio del cittadino, quindi grazie soprattutto di avermi ecco ricevuta. Mi fa piacere sì, farlo. Vorrei ecco dare sfogo a quello che è stato, è e continua a esserlo un mio disagio personale, ma sicuramente rappresenterò qui diversi genitori per la questione asilo nido comunale. Asilo nido comunale, parliamo di Acquaviva delle Fonti. Sì, di Acquaviva delle Fonti. Sì. Premetto che non ho chiamato per fare nessuna polemica, perché non è, diciamo, nel mio costume. Sì. Però, ecco,
Più che altro è uno sfogo, come ho detto prima, e ci troviamo oggi, 21 ottobre, ad aver recepito che prossimamente, settimana prossima, ci sarà un open day per quanto riguarda l'apertura finalmente del nido comunale. Da premettere che questa storia va avanti da svariati mesi e come me, come tanti altri genitori, si sono trovati ad incontrare anche persone del settore che, voglio dire, rappresentano quello che è l'istituzione pubblica, con il non preoccupatevi, settimana prossima si apre, tra due settimane si apre, quindi questa storia è andata, diciamo, avanti. Siamo al 21 ottobre, quindi ci rendiamo conto che è passato del tempo. In tutto questo tempo, io, ma come tante altre mamme, ci siamo dovuti operare per quello che è stato occuparsi dei figli, anche pagando babysitter o spazi privati. Però quello che io non capisco è come si arrivi al 21 di ottobre senza nessun tipo di avviso pubblico, ma voglio dire, chi non è sui social come me, ho recepito da altri che c'è un open day martedì addirittura alle 15, cioè pomeriggio, quindi primo disagio alle famiglie, continua questo disagio, quando bene o male i bambini alle 15 dormono, quindi io non so come poter partecipare per recepire le famose informazioni. C'è un orario, credo, poco consono, anche perché quando si fanno altri eventi culturali, comunali, l'orario, se non erro, è sempre intorno alle 17-18. Quindi credo che questo sia un disagio per tutte le famiglie. Seconda cosa, cioè io ad oggi non ho ricevuto nessuna chiamata, ma anche fino a ieri, nessun contatto telefonico con una cooperativa che dicesi aver vinto, per carità, un bando comunale, ma che non conosciamo, quindi ad oggi io non so mio figlio o mia figlia in che mani, voglio dire, andrà. Perché questo? Perché il martedì pomeriggio si terrà l'open day, cioè io il mercoledì mattina dovrò inviare il figlio o la figlia all'asilo per fare l'inserimento. Cioè io ad oggi non ho contezza di quello che è la cooperativa che ha preso in gestione il nido comunale. Ma a parte questo, l'anno scorso siamo stati contattati, è stato aperto sì il 23 settembre, ma siamo stati contattati ben oltre 10 giorni prima per sapere informazioni in merito alla gestione didattica, quello che è stato anche la gestione organizzativa di una struttura. Cioè io ho fatto la domanda a luglio per mandare quello che è mia figlia all'asilo, però mi sono trovata almeno voci di corridoio, perché ovviamente io parlo per voci di corridoio, perché non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale e ufficiosa, perché ripeto, io non sono sui social, quindi so che c'è questa locandina che gira su, poi è stata messa sul sito e quello, voglio dire, diventa istituzionale, però già c'erano queste voci. Io non so quello che è, ad esempio, la fascia oraria in cui mio figlio, mia figlia sosterrà al nido, perché fino all'anno scorso erano le 15.30, alle 16. Quest'anno io ancora questo non lo so, non so chi saranno le educatrici che prenderanno in cura quello che è il nostro, diciamo, bambino o bambina. Quindi tutti questi disagi io mi chiedo, ma chi è dietro ad una scrivania, che comunque, per carità, anche il lavoro con le carte è fondamentale, se no non si potrebbe operare, ma contezza e nel pratico chi si occupa di quello che è il patto relazionale tra la famiglia e chi sta dall'altra parte a gestire la futura cooperativa o anche l'istituzione del comune, perché ovviamente essendo un cittadino di Acquaviva, so che una grande maggioranza di genitori sono stati già al comune svariate settimane fa, e però non si avevano ancora risposte. Oggi mi trovo questa locandina che gira
alle 15, ripeto alle 15, quindi sfido chi si potrà presentare, che il nido apre mercoledì. Ma dico io oggi, che sono, oltre a essere mamma, sono anche un genitore che lavora, come faccio anche a livello, voglio dire, di tutela anche legale, di poter chiedere anche un giorno, un'ora, due ore, per poter accompagnare mio figlio o mia figlia per l'inserimento? Cioè, voglio dire, questi sono tutti disagi che io credo si potevano evitare a monte. Io ora non so questione, determine, non sono un politico, ripeto, non capisco di politica, non ne voglio capire, però nel momento in cui mi si tocca ciò che è mio, ma è anche un pubblico servizio, oltre a essere privato, allora lì io posso dare libero sfogo a quello che è un mio disagio, ma credo di rappresentare la stragrande maggioranza dei genitori. È chiaro, la redazione da porre qualche quesito? Anna, Tonino, volete chiedere qualcosa per maggiori informazioni alla telespettatrice che sta osservando questo disagio, insomma? Come è mai possibile? Sembra all'ultimo momento. Infatti sono quelli. Ma sembra all'ultimo momento. Si devono... Questa cosa ce ne siamo occupati qualche giorno fa, se ricordo bene. Sì, ce ne siamo già occupati, però puntualmente il fatto ogni anno... dovuto all'organizzazione della gara. No, però non mi si gara... può dire che ve ne siete già occupati, perché quando il cittadino... Sì, Tonino Santa Maria diceva che noi abbiamo già dato l'informazione che c'erano questi disagi. Sì, ho seguito, per questo vi sto richiamando, perché io la questione... Mi ha fatto bene. Ho sentito la vostra trasmissione, però io sono qui puntualmente a dire come si fa a dover tralasciare un punto sociale, perché un punto sociale, poi ci lamentiamo della differenza e della disparità tra il meridione e il nord. Sì. Cioè, come si fa ad arrivare al 21 di ottobre a recepire una locandina che gira per lo più alle 15 di pomeriggio, quando si hanno bambini piccoli, quindi si presuppone che il genitore deve pagare anche la babysitter per venire all'open day? Se i genitori lavorano, se qualcuno non ha nonni? Allora... Io credo che anche un evento così importante, dove ci sarà la base della relazione tra la famiglia, la cooperativa e l'istituzione, quindi parliamo di tre partner importanti, io credo che sia fondamentale cambiare l'orario e metterlo almeno alle 17 per dare la possibilità a noi che dobbiamo fare delle domande. Non sappiamo chi saranno le educatrici, non sappiamo chi gestirà il privato e quindi non sappiamo con chi avere relazioni con il privato. Ok, tutto rispetto per la cooperativa che ha vinto. Io su quello non posso dire nulla, perché anche se la cooperativa precedente ha operato nella massima professionalità e competenza, questo ovviamente c'è una gara d'appalto, vince, va bene, mi sta bene, ma è possibile che non sappiamo a priori come è stato l'anno scorso, non abbiamo avuto un contatto con nessun tipo di dirigente, di coordinatore? È chiaro. Anna? Sì, Anna la rimostranza. Sì, buongiorno signora. La rimostranza che lei sta facendo è giusta e dovuta. Io già l'altra volta mi sono espressa. Questo mezzo di comunicazione, vale a dire telemic, entra in tutte le case. Sicuramente entra nelle case degli amministratori, entra nelle case dei funzionari, entra nelle case dei dirigenti. Quindi questa sua richiesta legittima, noi la giriamo, come mi permette il direttore Gino Maiulli, la giriamo formalmente a chi di dovere, perché giustamente si sente nella sua voce, come dire, c'è anche un'angoscia. Io la capisco molto bene, perché appartengo allo stesso genere e forse sono qui come rappresentante del genere femminile in questa trasmissione, e mi sta a cuore molto di più evidentemente degli uomini, ma proprio per appartenenza di genere, e capisco bene che cosa significa organizzare una giornata per la gestione familiare. Quindi ecco quello che posso dire, perché sono sicuramente, a tutta la mia solidarietà, e sono sicuramente
dalla sua parte, bene ha fatto a fare questa telefonata, per, che può essere di sprono a chi ci sta guardando a dare delle risposte. Io la ringrazio per il rispetto, ecco, che nutre per, nei confronti di questa telefonata, e anche il termine che ha usato, ossia solidarietà, però purtroppo di solidarietà sappiamo che non si vive. Allora io mi auguro che con questa telefonata, che arrivi a chi di dovere, si possa almeno cambiare l'orario dell'open day, perché non è possibile che alle 15 si possa fare un open day rivolto ai bambini e non solo ai genitori, perché un open day è anche una festa, un'accoglienza, uno scambio. Quindi io mi auguro che, visto che è stato cambiato per la seconda volta, perché prima era alle 16, ci sia un terzo cambio che possa dare disponibilità alle famiglie che lavorano, come loro, perché anche chi ha, credo, ha messo le 15 lavori e come noi lavoriamo, quindi che ci dia la possibilità dopo 2 mesi di venire, ecco, a conoscere la cooperativa, di venire a conoscere quello che è anche la struttura organizzativa, perché ovviamente se mi si dirà che l'asilo non avrà più le fasce orarie dell'anno scorso e quindi lo vengo a prendere ad oggi, io dovrò ancora una volta rimboccarmi le maniche e trovare una soluzione, perché oggi sappiate bene che su tutto il territorio di Acquaviglia gli asili privati sono ormai colmi, perché l'utenza si è mossa prima, quindi altro disagio nei confronti delle famiglie. È chiaro, è chiaro, all'ultimo momento si fanno queste cose. Quindi mi auguro che la mia telefonata arrivi nelle case, sul comune, negli uffici della cooperativa, e che si dà spazio alle famiglie, che siamo comunque un partner importante come loro, per dare la possibilità di poter partecipare con un orario consono a quello che è l'attività lavorativa e i figli. Ma Quindi si può cambiare anche per la terza volta la locandina. Ma siamo perfettamente d'accordo, e qui cambiano le locandine così, alla giornata, alla buon'ora, come prima alle 16, poi alle 15, e chi ne ha di più? Cioè, facciamo... Anna, vuoi dire tu una... Puoi premettere che non tutti hanno i social, però mi si dice, ma c'è sul sito istituzionale del comune. Ci sono anche delle famiglie, tra virgolette, che non hanno la possibilità di avere internet a casa. E quindi vogliamo alzare il telefono e chiamare, non ieri o oggi, ma almeno 10 giorni fa, e contattare in via telefono? Perché voglio dire, il telefono credo che sia il mezzo anche più veloce, però più di impatto, così sicura la relazione. Non che devo apprendere questa cosa da una cosa fredda per dire è arrivato l'open day. Beh, piacere che è arrivato l'open day. Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole. E ci vuole. Noi siamo qui per questo. Che scusate, siamo qui per questo. Prego, redazione. Qualche domanda, qualche osservazione, perché abbiamo ricevuto altre segnalazioni noi, anche per altre scuole, non solo per l'asilo nido, anche per... Prego. Sì, un saluto alla telespettatrice, alla mamma che ha chiamato, e la ringraziamo per averci messo la voce, insomma. Un'altra stranezza che notavo, che comunque il servizio parte mercoledì 26. Mercoledì 26, quindi i bambini dovranno andare ad essere portati a nido mercoledì, giovedì e venerdì. Poi c'è il sabato e la domenica di mezzo. Poi ci sarà un altro stop perché c'è il ponte di Ognissanti. Insomma, anche questo inserimento mi sembra un po', come dire, alquanto approssimato. Perché comunque stiamo parlando di bambini piccoli che hanno meno di 3 anni, cioè non sono dei pacchi postali, credo, o no? Prego. Scusi, no, dico, da qui si capisce tanto, ossia dare importanza all'immagine e alle visibilità dopo che i genitori hanno scocciato le istituzioni, perché deve aprire, però poi si tralascia la parte più importante, che è quella del bambino, ossia l'inserimento. Facciamo un inserimento di mezz'ora, un'ora, per 2 giorni, 3 giorni, poi il bambino di nuovo a casa e poi di nuovo si riprende. Cioè, una scelta didattica organizzativa pessima a mio gusto, però rimane una mia, un mio pensiero rispetto agli altri, però... Come ha detto
la signora, voglio dire, la fretta di aprire, perché noi genitori vogliamo l'apertura, però anche un po' di intelligenza a capire quello che sta da parte del bambino. Siamo perfettamente d'accordo, non possiamo aggiungere nient'altro a quanto detto, se non sollecitare gli organi preposti, in particolare la pubblica amministrazione di Acquaviva delle Fonti, perché quando parlo di pubblica amministrazione non mi riferisco al sindaco, all'assessore, ma anche all'apparato burocratico e dirigenziale, che dovrebbe essere quello più specializzato, perché i sindaci e gli assessori vanno e vengono, ma l'apparato burocratico rimane lì e quindi ogni anno deve fare i bandi, ogni anno deve aprire le scuole. Ogni sì, ma anno... da premettere che noi a luglio abbiamo iscritto i bambini. Eh sì, e quindi ogni anno... ci troviamo ad oggi ancora chiuso. Ogni anno noi ci ritroviamo come mezzi di informazione e di comunicazione a riferire dei ritardi, cioè non riusciamo a capire il perché questi ritardi debbono perpetrarsi anno dopo anno, ogni volta che scade un bando, un contratto, un qualcosa. E soprattutto, io non voglio aggiungere altro, ma quando si fanno i nuovi bandi si deve tener conto del vecchio, del pregresso. E all'interno del nuovo bando si deve valutare un punteggio rispetto alla qualità del servizio fatto da aziende precedenti. Detto, non è che un'azienda è stata 10 anni a fare un servizio che fa in maniera ottimale e poi percepisce punteggio 0,1 e solo perché fa l'offerta economica migliore punteggio 100. Io sto dando dei numeri adesso. Sì, ma da premettere che a livello nazionale ci lamentiamo dei cambi dei ministri, dei docenti che cambiano e poi un servizio che parte dalla prima infanzia. Dobbiamo cambiare quello che è l'assetto organizzativo, cioè io lo vedo veramente, purtroppo ho fatto questa scelta, me ne pento amaramente, mi dispiace perché il nido era il fiore all'occhiello del nostro paese, quindi mi dispiace perché gente che ci ha operato fino ad oggi, io parlo delle educatrici, comunque sono persone competenti e del loro mestiere, ad oggi noi non sappiamo ancora i nostri figli in mani di chi andranno. Lo conosceremo martedì pomeriggio per mandarli mercoledì. No, non lo so se è una cosa normale. Siamo d'accordo, non è per niente normale, anzi è anormale. Allora ringraziamo la gentile telespettatrice che ha chiamato, sollecitiamo altri e soprattutto le istituzioni. Non è che adesso noi dobbiamo chiamare l'assessore o sì, loro sanno che quando hanno, anzi io mi chiedo, ma scusate pubblica amministrazione di Acquaviva, ma lo sapete che c'è un'emittente televisiva ad Acquaviva? O dormite, non mi fate agitare, porca miseria, dormite in piedi, si dice dalle mie parti, anziché stare a smanettare su Facebook, venite in televisione, potevate farlo il 1° settembre, il 2, il 3, a luglio, agosto, in qualsiasi momento si può fare, con una telefonata, con una videochiamata. Che cos'è che perdete tempo con sto Facebook? Avete scocciato con Facebook? La pubblica amministrazione? Ma io voglio capire, ma nella Tonino Santa Maria, ecco, questa domanda, io purtroppo, ma scusa Tonino Santa Maria, è stato in qualche legge inserito che la pubblica amministrazione deve comunicare con i cittadini, con Facebook, con social? Chi è che si è inventato questa barzelletta di questa legge, Tonino Santa Maria? Chi è il buon tempone? Che è stato? Di centro, di destra, di sinistra, di sotto, di sopra? Ma lo vogliamo finire? Il social deve essere di supporto, non in sostituzione della prassi normale. Cioè, allora le pagelle pubblichiamo su Facebook, le comunicazioni ai docenti su Facebook, non so, le delibere su Facebook, aboliamo gli albi. Mannaggia la miseria. Io sono fortunato e sfortunato allo stesso tempo a non essere genitore, altrimenti avrei messo istituzionalmente a ferro e fuoco il comune. E mi dispiace che i genitori siano così bravi e moderati, quelli attuali, perché quelli che stavano ai tempi di Squicciarini ne hanno fatti di tutti i colori quando qualche problema c'era. No, però la fermo, direttore. No, perché io ho documentato quando, per esempio, me le dico subito, faccio nome sì, e cognome. Però i genitori hanno incontrato l'istituzione e ci hanno tenuto a bada. Le istituzioni hanno detto non vi preoccupate, la settimana prossima apre, non vi preoccupate, ci stiamo lavorando. Quindi è chiaro che l'educazione è la base di quello che è la relazione. Se poi siamo stati presi in giro e siamo arrivati al 21 ottobre in queste condizioni, diciamo che la colpa non è dei genitori che per l'educazione che hanno ricevuto, solo quello. Ma il problema è proprio questo,
che nel nostro stato sociale, nel nostro sistema, essere educati significa passare, chiedo scusa, per fessacchiotti, ecco, io non voglio offendere nessuno. Mentre quelli che alzano la voce, cominciano a fare le denunce e mettono a ferro e fuoco le istituzioni, scendono in piazza, occupare le scuole a fare altro, sono i migliori del mondo. Ma io però per questo io oggi vi ho chiamato, perché io desidero, ma con tutte le telefonate anche che sto ricevendo da altri genitori, che l'open day di martedì si cambi anche alle 17, perché non è possibile, perché alle 15 non potrà venirci nessuno, o se qualcuno potrà venire avremo tantissimi disagi, non è possibile. Quindi che questo per favore, che sia l'inizio della base di quello che sarà l'asilo nido quest'anno, che almeno cambino l'orario dell'open day. Ma a proposito dell'asilo nido, si sanno le tariffe, almeno le tariffe si sanno, sono le stesse, sono aumentate? Allora, le tariffe io non lo so se sono aumentate, però voglio dire che si sappia che comunque si paga anche di più dell'asilo privato, va per i SIE. Cioè però si paga... non diamo sciocchezze, ecco, non diamo sciocchezze. Mm. Considerando che il sabato è chiuso, seguono un calendario scolastico e i rossi, per carità, sono chiusi, i ponti sono chiusi e via dicendo. Quindi non è che paghiamo piccioli, paghiamo con un servizio anche inferiore rispetto a quello che è il privato. Ho capito. Però ecco, quello è decisione del genitore e su quello non possiamo, diciamo, mettere lingua, però su altro ecco, ce la mettiamo. Facciamo un esempio, l'asilo nido privato, quando è iniziato le lezioni? No, l'asilo privato non si è mai fermato, l'asilo privato si ferma per i 15 giorni ad agosto. E perché quello pubblico si ferma? Qual è la differenza? Beh, non lo so, non dovrebbe chiederlo a me, credo che essendo comunale... Certo, io Santa Maria, questo è lo stato sociale della democrazia italiana, la nostra carta costituzionale. Anche perché i genitori non è che in estate si fermano. No, ma poi si lamentano i politici, quelli di un certo livello, di un certo ceto, che si danno i servizi ai privati e dicono no, certi servizi lo deve fare il pubblico, e chiudono. Non so se è chiaro, e chiudono in estate, se ne vanno tutta alla spiaggia. Cioè, per quale motivo l'asilo nido comunale deve stare chiuso per tanti mesi? Dove sta scritto sto fatto? Nella carta costituzionale c'è scritto che i servizi dello Stato devono essere inferiori alle esigenze dei cittadini, non penso proprio. Vabbè, comunque è meglio non approfondire questo argomento, perché comprendiamo che la politica è lontana milioni di anni luce dalle esigenze dei cittadini. Il problema è che quando la politica va a braccetto con i dirigenti e i funzionari, questo è quello che succede. Dove c'è invece una politica, anche di opposizione, oso dire, forte, qualche cosa si muove. Invece da qua vive tutto piatto. Amiamoci, vogliamoci bene, i poveri cittadini devono correre ai ripari. Non è possibile che il privato abbia già aperto. Il comune arriva al 25 ottobre a fare l'open day, è così, e il giorno dopo deve iniziare le lezioni. E se non è soddisfatto della proposta che viene fatta all'open day? No, non è che inizia le lezioni, un'ora, mezz'ora. Un'ora, mezz'ora? E come, sì, solo un'ora? L'inserimento, cosa che si fa i primi di settembre per poter avviare l'anno scolastico. E per quanto tempo questo inserimento? Per un mese, due mesi? Non lo so, lo sapremo martedì, per quello io mi sto lamentando che sapremo. Vabbè, ma un utente ha il diritto di sapere. Ma chiedo scusa, voi vi siete iscritti all'asilo nido, sì? O no? Sì, ma abbiamo fatto l'iscrizione a luglio. E quando vi siete iscritti a luglio, il buon datore del servizio non vi ha fornito la carta dei servizi? No. E allora bisogna denunciare non solo il comune, ma anche il datore, cioè voglio dire il prestatore dell'opera, che ha l'obbligo. Io la telefonata che ho fatto, mannaggia la miseria, ma io scopro cose nuove, che do scusa. Il mio disagio, il disagio dei genitori, e mi auguro che questa telefonata servi a poter cambiare anche l'orario dell'open day, perché non è possibile. Ma non è possibile che mi scrivi a luglio e di contro non riceva due righe o una mail o un opuscoletto dove c'è scritto qual è il servizio a cui io mi sono iscritto, che lo debba scoprire con open day. Cioè, no, mi sembra, Anna, ma guarda, mi sembra di vivere sulla luna, Anna, io non so se a Sant'Elmo fanno la stessa cosa, se è una prassi del nostro sud, del nostro modo di fare italiano, ma non è assurdo, se io mi iscrivo a un servizio
devo sapere quale servizio, cioè come andare al cinema, senza prendo il biglietto senza sapere che film devo vedere, in quale sala devo andare, dove mi devo sedere, se ci sono i bagni o non ci sono i bagni, se l'aria condizionata c'è, se c'è il riscaldamento, se la poltrona è comoda o non è comoda. Ma stiamo veramente a scherzare, nel 2022 da quei telefoni, stiamo all'età della pietra, mi dispiace dirlo. Chiedo scusa se mi sono permesso, ma io quando queste cose, siccome ho svolto il ruolo di presidente della Consulta Comunale dei Servizi Sociali per tanti anni e so bene che il sistema non funziona, scoprire che io sono andato via da una decina d'anni e il sistema è peggio di quando sono andato via io, che tutto quello che è stato raccolto negli anni, di quanto seminato, è andato a farsi friggere grazie alla politica che ha governato negli ultimi 20 anni, questi sono i risultati. Va bene, chiedo scusa, grazie per la sua telefonata e ci tenga informati, perché altrimenti noi da qui dobbiamo sapere le informazioni. Il Comune mica ha l'obbligo di avere un ufficio stampa e di comunicare ai cittadini alle testate, non c'ha l'obbligo, perché hanno fatto la legge e poi hanno dimenticato di scrivere che erano obbligati ad applicarla. Questo fanno i nostri parlamentari, non questi di adesso, quelli del passato. Grazie per la telefonata. Grazie, buona giornata. Scusami Anna, ho detto bene a proposito degli uffici stampa, ho sbagliato qualche cosa? Allora, no, ci chiama il presidente, anzi, mo, il segretario, no, che noi. No, ho detto bene, è così. Hanno scritto che ci devono avere gli uffici stampa. Consigliava, dai. È consigliato, è vero, i consigli per gli acquisti, va bene. Tonio Santa Maria. Di mettersi in un consorzio, di fare come dire con gli altri comuni, però di dotarsi di un ufficio stampa. Io feci quel corso nel 2000 quando venne la 150 a Tecnopoli, ero tra 30 giornalisti, ma ti dirò non ho mai lavorato in ufficio stampa. Posso aggiungere alcune lamentele riguardo all'asilo nido, agli asilo nido di Acquaia delle Fonti, e riguarda la refezione scolastica, ovvero la mensa. Dalle notizie che mi sono giunte... Aspetta un attimo, chiedo scusa, un attimo. Andiamo per ordine. Allora, chiudiamo il capitolo dell'asilo nido e apriamo quello della scuola dell'infanzia. Va bene? Allora, a proposito della scuola dell'infanzia, dicevi Claudio? Allora, da quello che mi è stato riferito questa mattina, cambia il servizio mensa, ovvero i genitori sono molto, tra virgolette, incazzati del fatto che sono stati... Calma. Io riferisco quello che mi è stato detto. Incavolati. No, assolutamente io no. In pratica non c'è stato il classico incontro che avveniva ogni anno dove c'erano le varie informazioni riguardo alla mensa, ma è stato semplicemente riferito che non sarà più possibile gestire il tutto tramite l'applicazione Telegram, che era quella utilizzata in precedenza, ma bisognerà utilizzare una nuova applicazione che si chiama Simeal, che va scaricata dalla pagina ufficiale del comune di Acquaia delle Fonti. Il problema dei genitori è che in primis questa applicazione sembra molto complicata da installare e da utilizzare e quindi molti genitori non sono in grado di poter utilizzare questa applicazione, questa nuova applicazione, perché ricordiamo che Telegram è tipo WhatsApp, quindi è molto semplice, mentre questa nuova applicazione, da quello che mi è riferito dai genitori, è molto complessa, difficile da scaricare, difficile da installare, difficile da utilizzare. Le altre problematiche quali sono? Allora la mensa dovrebbe riprendere martedì, il prossimo martedì, ok? E ad oggi quindi non c'è la possibilità di utilizzare questa applicazione. Altro problema da parte dei genitori è quello legato al credito residuo dell'anno precedente, ovvero ci sono ovviamente dei soldi versati da questi genitori non utilizzati nell'anno precedente che di regola andrebbero utilizzati in questo nuovo anno. Ma il problema quale sarebbe? Che secondo quanto gli è stato riferito non è possibile al momento utilizzarlo e va fatto un nuovo bonifico per poi in seguito poter integrare quello che era il credito residuo. Ovviamente i genitori si chiedono, ma il perché io devo versare altri soldi quando già ci sono sul conto? Il problema non è il nostro, ma il problema è dell'organizzazione. E quindi si trovano abbastanza spaesati.
Questo è quanto mi è stato riferito. Sono tutti abbastanza irritati da questa situazione, quindi applicazione nuova, non è stata spiegata come utilizzarla, c'è solo sulla pagina internet dove viene chiesto di scaricarla e utilizzarla, però da quanto mi è stato riferito è abbastanza complessa, cioè non sono tutti tecnologici, certo. E quindi evidentemente questa applicazione crea delle problematiche, però ripeto, l'altro problema è che non è possibile utilizzare i crediti dell'anno precedente nell'immediato, ma va fatto un nuovo versamento per poter usufruire del servizio di refezione scolastica. Insomma, giusto per rendere la vita più semplice ai genitori, sì, ai nonni, insomma, a tutta la famiglia, Tonio Santa Maria. Questo è quanto mi è stato riferito. Vabbè, io stavo parlando prima, mi hai tolto la parola e non me l'hai più data. Io non mi sono l'ospite. Ho ritenuto che forse la gestione è stata quella ottimale. Anche sì. Se io, come dire, ascoltavo la signora, mi ha fatto molto piacere sentire che il nostro asilo nido era un fiore all'occhiello. Il fiore all'occhiello è di metà anni 90, perché prima era su via Casa Massima, era un piccolo, insomma, erano piccoli ambienti, invece poi lo trasferimmo alla Rosa Luxemburg, ampi spazi, una gestione ottimale da parte dei dipendenti comunali, apprezzato da tutti, in tutti i sensi, per la qualità del servizio, da parte, per quanto riguarda anche la mensa, era una cosa, come dire, adeguata ai tempi, anzi innovativa forse per quei tempi. Oggi sento che la situazione è notevolmente cambiata. Devo dire anche che tu dicevi, hai fatto la battuta, i politici vanno e vengono, i funzionari invece restano. Certo. È una situazione che sta da 9 anni, questo è il 10° anno, quindi vorrei dire, non è che vanno proprio via, quindi una certa esperienza da parte dei politici, quantomeno a scriversi sulla propria agenda, quando devono adottare i provvedimenti, in questo caso la gara di appalto, questo lo sapevano già da 2 anni fa, quando hanno fatto l'altra, che scadeva dopo 2 anni, quindi voglio dire... Scuse, è il funzionario, ma anche il politico deve sapere come va gestita e quantomeno suggerisce al funzionario di adottare nei tempi giusti i provvedimenti. Poi voglio dire, iscrizione a luglio, poi c'è agosto, lo abbiamo detto anche l'altra volta, da noi ad Acquari si dice sempre, si parte dopo la Madonna. Purtroppo la Madonna quest'anno è stata a settembre inoltrato, per cui i giorni che hanno cominciato a lavorare erano i giorni in cui si era già aperta la scuola, le scuole da qua in là, perché credo che abbiano aperto il giorno d'oggi. Detto questo, il problema è che, come dire, la signora si lamentava che i genitori sono stati presi in giro, ma Dio buono, se si fa una gara, la gara ha i suoi tempi e anche ai suoi termini, per cui nessuno poteva dire altro se non che la gara sarebbe stata, le buste sarebbero state aperte il 6 ottobre come è avvenuto. Quindi fino al 6 ottobre era chiaro che non sarebbe iniziato niente, ed era chiaro anche che ci sarebbe voluto i tempi per le verifiche doverose, e quindi giustamente dovevano aspettare i tempi. Poi che l'open day la facciano martedì 26, poi c'è il 26, 27, martedì 25, qua le date le stiamo un po' stravolgendo. Al lunedì il servizio della mensa per quanto riguarda la scuola è lunedì 24. L'open day martedì 25. Inizieranno mercoledì 25. Martedì l'open day, martedì guarda caso comincia anche la mensa.
No, lunedì inizia la mensa alla scuola. No, Claudio ha detto martedì. Eh sì, c'è stato un lapsus. Ha detto vabbè, martedì diciamo, 24, vabbè. Invece era lunedì 24. Quindi la questione è che purtroppo non manca una organizzazione che è risaputa e che i responsabili sono naturalmente di questi ritardi sono naturalmente i funzionari ma anche i politici che hanno come dire, l'assessorato competente nelle mani. Poi voglio dire, per quanto riguarda vedere che servizio, io ritengo che chi ha partecipato alla gara, non conosco la ditta, non, per carità, però sono convinto che la ditta che ha partecipato, che ha vinto la gara, abbia tutte le qualità, le esperienze e anche per quanto riguarda la valenza dei propri aderenti a questa cooperativa siano di alto livello e che quindi possono fornire un servizio di qualità importante. Poi il fatto che i privati abbiano iniziato immediatamente subito dopo la Madonna, questo è nell'ordine delle idee, dicevo, è un'amministrazione che comunque probabilmente non si è preoccupata tanto, anche perché è in scadenza. Però se io vado dal privato, il privato mi dice il costo, chi sono gli insegnanti, gli orari, mi fa visitare la struttura e tutto il resto. Perché il pubblico invece mi deve imporre la cosa con l'open day che poi inizi il giorno dopo, un'ora di inserimento. Nella gara c'è scritto tutto. Ma la gara la conoscono solamente i pochi. No, ma ci sono anche, voglio dire, la gara fatta, siccome normalmente si tengono conto di un prezzario e quindi quello che devono pagare i genitori di regola lo si sa anche prima, perché la gara è stata impostata in quella maniera. Ma dico di più, siccome ci sono per vincere, normalmente si fa un'offerta e ci sono i ribassi. Bassa, è chiaro che probabilmente posso qua il prezzo, può, il costo si può anche abbassare. E quindi ho la necessità di sapere, dopo l'assegnazione del 6 ottobre, hai detto tu, quando si è chiusa la gara, quando la commissione, non so chi si è deciso. Il 6 ottobre. Ho necessità di sapere a chi è stata assegnata il costo e soprattutto chi ha fatto il bando, doveva programmare che entro un tot giorni devi comunicare agli utenti la carta dei servizi. Se la pubblica amministrazione fa i bandi, a cavolo, è naturale che gli utenti poi si prendono le schifezze. Perché se invece il bando impone all'azienda di consegnare entro, non so, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, la carta dei servizi, l'azienda deve ottemperare. Ma evidentemente chi fa il bando, siccome non consulta, non apre a 360 gradi, ai sindacati, all'associazione dei consumatori, eccetera, eccetera, fa i bandi come se fossero i padroni del mondo. La pubblica amministrazione deve capire che amministra la cosa pubblica, i soldi nostri, non sono i padroni del mondo, si devono allargare. Perché io e te, Tony Santa Maria, ad agosto eravamo liberi per poter dare il nostro contributo. Non so se è chiaro. Oh, ti dico di più. Faccio un esempio per dire. Oh, ma ti dico di più per rispondere anche a una domanda, diciamo così, a un dubbio da parte della signora che ha telefonato. Quando si fa la gara, ci sono anche gli orari di effettuazione del servizio. Appunto. Perché questo incide sui costi e quindi sulla offerta che la ditta deve fare. Sulle ore di lavoro, ci mancherebbe. Quindi voglio dire, queste cose le sanno nel momento in cui, non i cittadini, ma chi ha fatto la gara, ai lavori, l'ha organizzata, sa anche tutto, sia gli orari, sia quelli che sono tenuto conto dei costi dell'anno precedente, quelli che sono i costi dell'offerta anche del... non solo del mantenimento dei bambini, ma anche di quelli che sono i costi dovuti alla somministrazione degli alimenti. Quindi voglio dire, le questioni le dovrebbero sapere da subito. Adesso non so se questa accusa non ne hanno tenuto conto o se questa accusa è segnalata nella gara che in tanti a tanti non interessa se non il servizio e punto. E certo. E quindi... purtroppo, caro Tonino, caro Claudio e cara Anna,
ci ritroviamo a parlare degli stessi problemi degli anni precedenti, come se, immaginiamo, in un'azienda privata si stanno perdendo i clienti, ci dicono che il prodotto da noi predisposto, preparato, non è buono, ci dicono qual è l'ingrediente che non piace e noi ce ne interessiamo poco di questo e continuiamo a produrre un prodotto che non piace. E così questa pubblica amministrazione che abbiamo sotto gli occhi di noi italiani. Cioè, se io utente sono il padrone del servizio, sono quello che ti ha votato, sono quello che ti paga, perché non devi tenere in considerazione le mie osservazioni? Quando mai tu hai sentito le associazioni dei consumatori e degli utenti? Io questo mi chiedo. E mi inalbero, così in maniera scenografica, perché lo posso fare nel senso che, siccome rappresento la coda Consigli Acquaviva, sono certo di non essere mai stato convocato. Io ho scritto una lettera, Tony, ti faccio un esempio, ho scritto una lettera al Comune, ho detto guardate che il sito non va bene, ci sono molti problemi secondo la nostra associazione. Non mi piace come è fatto, non mi piace dove andare a trovare i documenti, non mi piace così colà. Allora il funzionario, anziché dirmi apriamo un tavolo, ci incontriamo e verbalizziamo, mi dice, mi vuol dire cos'è che non va? E che stiamo al bar, Tony Santa Maria. Tony Santa Maria, al bar stiamo, chiedo scusa. Ah, già è assai che ti hanno dato la risposta. Eh no, perché io poi li denuncio, io vado in procura, Tony Santa Maria. Se questi dirigenti cominciano a non rispondere, io li denuncio alla procura. Perché mo mi sono rotto le scatole. Devono imparare, sindaci, assessori e dirigenti, che devono rispondere, se no li denunciamo. Perché abbiamo capito che in Italia solo se c'è un magistrato che ha del tempo a disposizione si risolvono i problemi, perché con la politica purtroppo i problemi non si risolvono, visto che stiamo a parlare di un asilo nido che fa gli stessi errori degli anni precedenti. L'utente ha il diritto di sapere cosa deve fare il mio bimbo, quali sono gli orari, qual è il costo, chi deve essere il soggetto che deve accudire il mio bimbo. Cioè non è possibile... Ad occhi chiusi, Anna, ma tu da mamma lasceresti il tuo figliolo ad occhi chiusi, indipendentemente dalla selezione fatta dalla pubblica amministrazione del bando? Anna, dimmi tu. Ma no, ma se pago un servizio devo sapere quello che pago, no? E quando lo devo sapere? Con l'open day? Chi è? Che cos'è? Che cos'è? Un cerotto. Un cerotto. Questa è la situazione. Non parlo. Ah. Questa è la situazione. Un cerotto. Non puoi parlare, silenzio. Allora, siamo zittiti. Siamo zittiti. Questa è la partecipazione. Questa è la partecipazione. E che vuoi fare? I sindacati non dicono più nulla in questa città, sono tutti assopiti. La CGL, la CISL, la UIL, un tempo facevo osservazioni. Non è che sono assopiti. Mo sono tutti assopiti. E che non sono presi in considerazione, tranne qualcuno. E non possono scendere in piazza. A Roma vanno e scendono in piazza. E da qua io non sono capace di scendere in piazza se non gli piace come va la pubblica amministrazione, i sindacati. Chiedo scusa. Se sono sindacati territoriali a quelli delle fonti, devono fare le cose di Acquaviva. Non che poi organizzano i pullman per andare a Roma. Non so se è chiaro. Vorrei dire, questa accusa è nei fatti. Cioè la signora lo diceva prima, quella signora che ha telefonato, oggi tutto viene affidato ai social, non c'è più un momento, un luogo di confronto, di dialogo, e allora, proposta. Sì. E questo è, tu stai, c'hai Facebook, sei collegato con tramite amicizie a qualcuno, e allora puoi eventualmente venire a conoscenza di alcune notizie. Altrimenti le notizie non arrivano più. Voglio dire, faccio un esempio. Ma come? Se si devono fare delle iniziative si mette il tabellone sotto l'arco del comune. Se invece si devono dare notizie ai cittadini, niente. Allora quello è una scelta fatta chiaramente per dare indicazioni precise in una sola direzione. Siamo d'accordo, però questo spazio liberamente parniamone deve raggiungere il suo obiettivo e quindi a noi fa piacere che telefonino e ci dispiace che ci siano i disagi, perché noi vorremmo avere anche telefonate in cui si dica magari fra un mese siamo contenti all'asilo nido, ci piace l'organizzazione, questo e quell'altro. Ci mancherebbe, chi è che vuole il male della propria città? Però ad oggi invece riceviamo più segnalazioni negative, non in questo settore, a livello generale,
che allora, praticamente ad ogni buon conto, al fine di migliorare, di meglio argomentare in merito alla vostra segnalazione, si richiede quali sono i documenti con presunti errori a cui fate cenno nella vostra missiva. Allora, Toni Santamaria, ma tu hai fatto anche sindacato, insomma, ma è normale che se io scrivo alla pubblica amministrazione su un'associazione, non mi puoi rispondere, dimmi cosa c'è che non va. Devi aprire un confronto, devi aprire un tavolo, devi allargare questo confronto. Non è possibile giocare come se si sta al bar. Sembra di stare al bar. Sì, ma voglio dire, datemi una data del passato, cioè perché negli anni... Quando ci sono stati incontri con i sindacati? Allora, no, io voglio sapere appunto questo bando quando è stato realizzato. Il confronto con i sindacati sì, manca da diversi anni. Ma io vorrei sapere questo bando quando è stato organizzato, appunto ha chiesto, ha fatto verificare, sarà passata alla commissione. La commissione, tutti i consiglieri che stanno lì, vanno bocciati dal punto di vista politico istituzionale. Perché se a nessuno è venuto in mente di convocare i sindacati e le associazioni, quei consiglieri che fanno parte della commissione vanno bocciati. Mi auguro che non si candidino più. E questo devo dire, perché non hanno la sensibilità. Perché tu sai, pensi che ci sono molti consiglieri che conoscono il provvedimento? E neanche quei consiglieri, se dovrebbero andare a casa, bocciati, non si devono più candidare. Io cittadino non li dovrei più votare quei consiglieri, perché se ne sono fregati di me. Perché se gli interessava il mio parere di cittadinanza attiva, avrebbe dovuto richiedere o di minoranza o di maggioranza, o perché presidente, chiedere l'audizione delle parti sociali, Anna, Claudio, e questo è il cuore della democrazia. E non lo so, non perché, e invece, siccome è un loro, forse lo possono fare, forse lo faranno, non c'è un obbligo, questi sono i risultati. Io sono sempre più convinto che invece ci deve essere l'obbligo, finché non ci, almeno noi italiani siamo così, se non siamo obbligati a fare una cosa, non la facciamo. Ed è quando siamo obbligati, cadono i ponti e poi dicono non era competenza mia, era competenza di quello la porta accanto. Ed interviene sempre la magistratura. E poi interviene qualcuno che dice bisogna fare prevenzione. Ma la prevenzione lo fanno quelli che stanno a livello locale, con le segnalazioni, le denunce, con le trasmissioni televisive. Eppure non serve. E quindi, come vedete, c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Io mi auguro che i nuovi parlamentari il sistema lo mettono, lo organizzino meglio, insomma. Allora, comunque Gino, sì, in città per esempio come Modena, io l'avevo letto da qualche parte, sì, adesso sono andata a riprenderlo, quello è un altro pianeta, quello è un altro pianeta. Sono state delle consultazioni elettorali a Sant'Eramo, sì, e ovviamente in qualche articolo avrò scritto che i consiglieri comunali, attenzione a come li scegliete o quantomeno fate dei corsi di formazione, e vedo proprio qui il comune di Modena fanno questa formazione per i consiglieri comunali, ma non è l'unica città, le autonomie locali, obbligo di formazione per i consiglieri comunali, quindi evidentemente va fatto anche questo, perché cioè, magari, per fare il consigliere, quindi prendete esempio dalle città più grandi, io lo dicevo a Sant'Eramo, ma credo che anche per Acquaviva possa essere utile una formazione del genere. L'ANCI, per esempio, de caro presidente, può, come dire, pensare a dei corsi di formazione, perché fare il consigliere comunale, oltre a pensare, e non è polemica mia, ma è polemica all'aumento del gettone dei sindaci, pensate a fare in modo che siano tutelate di più le partecipazioni. Allora, Tonino, dicevi, chiedo scusa. Dicevo che prima questo ruolo di informazione e preparazione dei consiglieri comunali lo facevano i partiti. Oggi i partiti non esistono. Vabbè, grazie a chi ha detto che la Prima Repubblica era da mandare a casa, con quello che ha combinato, e ha distrutto quello di buono che era stato costruito, lo sappiamo. Oggi molti non sanno neanche cosa c'è scritto nel nuovo che avanza, non riescono a capirle, il nuovo e che avanza, invece di andare a studiare alzano la mano, votano per organizzazione, ma certo, non perché c'è coscienza, c'è conoscenza della il nuovo che avanza, il vecchio è tutto da buttare via. Meglio i giovani, alla fine non sanno nemmeno dove stanno seduti, e poi l'elettorato si lamenta, dice come sei stato 5 anni là
e non hai ottenuto nulla. E quello ha bisogno di 5 anni solo per capire come funziona la macchina, no, Tonino Santa Maria. E se non hai esperienza, se non ha avuto, se non ha fatto la gavetta. Certo. Ma che tu prenderesti nella tua organizzazione, non so, uno alle prime armi, dici, siediti qui e io vado a casa. Ma penso proprio di no. Vorrei dire, io nel 97-98, quando praticamente ero a metà della... Poi mi sono dimesso e quindi me ne sono andato a casa. A proposito, che c'è una letterina. Dicevo. Ai consiglieri dell'epoca, io ero vice sindaco, lavori pubblici e facevo anche altro. Claudio, il microfono. Dicevo ai consiglieri, venite... Sediamoci, cominciate a studiare, perché non è che devo stare qua in eterno, avevo 44 anni, però avevo fatto 20 anni, quindi, però dicevo, io non è che posso stare qua, la prossima volta toccherà a voi, quindi venite, cominciate ad apprendere, in maniera tale che arrivate anche preparati, quindi lavorare insieme nell'assessorato i consiglieri dell'epoca, perché era la prima volta che si presentavano, erano diventati consiglieri e quindi siamo d'accordo. Trasferire le conoscenze e le esperienze agli altri. Su questo siamo perfettamente d'accordo, siamo perfettamente d'accordo. Mi sono ricordato che c'è un altro messaggio per Tonino Santa Maria, o per noi, per chi è? Una chiacchierata con Livio Macchia, i Camaleonti, Mike Notizie, venerdì 21 ottobre, ore 14:25, 17:30, 19:45, 22, domenica 23 ottobre alle ore 12:30, Telemaig, programma 79. Vedete, non hanno scritto canale. Ma ha raccontato per caso cosa è successo ultimamente tra il comune e Livio Macchia? Tonino Santa Maria, chiedo scusa, tra virgolette, birbantello. Come fai a fare queste domande, birbante? Anna, non è che ti serve un collaboratore birbante, perché sei sulla buona strada per fare il giornalista, Tonino Santa Maria. Ma guarda un po', Claudio, ti vediamo sorridente, mentre Livio con le mani nei capelli. Che domande le hai fatte a Livio, che sta così, così frizzantino? Livio era abbastanza alterato per vari motivi, uno su tutti legato a un suo collega che sui social ha dichiarato che Camaleonti... Vabbè, non svelare tutto adesso. No. Dico giusto, c'è stato questo collega, suo collega, che avrebbe riferito del fatto che i Camaleonti non sarebbero più non farebbero più concerti, si sarebbero sciolti dopo la morte di Tonino, la voce del gruppo. Che non è Santa Maria. Non è il nostro Tonino Santa Maria. Dappertutto Tonino, pure nel gruppo dei Camaleonti. E che capo di Tonino Santa Maria? Poi, per quanto riguarda quello detto da Santa Maria, lo scoprirà ascoltando l'intervista. Va bene. Un po' di più, nemmeno il tempo di prendermi una pillola, Claudio. Non devo svelare nulla. E non devi svelare nulla, non devi svelare nulla, ma mi hai fatto andare la pillola di traverso, Claudio. Ho detto quello che era possibile anticipare. Vabbè, penso che Tonino sia rimasto soddisfatto e che quindi dovrà seguire l'intervista, perché ne dice 4 o 8, 16. Io conosco il fatto, capito? Ne dice un bel po', ne dice un bel po'. Lo conosco già da quasi 2 anni. Claudio, hai detto che tu hai suonato quando eri piccolino una sua chitarra? Gliel'hai detto a Livio? No, assolutamente, era troppo alterato. Ma tu la memoria proprio l'hai persa, tu da piccolino suonavi la chitarra di Livio? Era abbastanza alterato, anche perché voleva farmi cantare insieme a lui i vari ritornelli. E gli hai fatto fare bella figura, gli hai detto che io so cantare, che canto in televisione, che c'è un fratello cantante, che può andare a dargli una mano, gliel'hai detto? No, voleva che lo facessi io, ma ovviamente ho declinato l'invito. Anna, non lo so mio fratello come si comporta. Ha l'occasione di lanciare il suo fratello Gino, così si toglie davanti ai piedi e va magari nell'ambito artistico. Lui può fare il direttore, non approfitta.
Io al massimo avrei optato per Tonino Santamaria, visto la sua performance dei tanti auguri. Bravo, bravo Claudio. Hai capito? Ha preso qualcosa con la mamma qua, hai visto? Prego. Allora, Angela. Perché so che è arrivato qualcosa per Tonino Santamaria, non ho capito per Tonino, ho visto che mi ha alzato la mano. No, no, in realtà è per tutti quanto è arrivato, però dato che dobbiamo chiudere, direttore, io mi permetterei di suggerire di guardare velocemente qualche segnalazione. Andiamo e poi avanti. Rimandare il tutto magari. Ma riguarda noi? È una, sì. È un telespettatore? Sì, un telespettatore che è sempre molto attento, ci segue quindi attentamente. Quindi lo faremo lunedì? Lo faremo lunedì, diciamo... Al signor Francesco che rimandiamo la sua osservazione. Benissimo. A lunedì. Adesso guardiamo insieme qualche segnalazione. Sì, pochi minuti e completiamo la trasmissione, così posso andare a mangiare le cicorie con le fave, buone. Che hai preparato tu, Anna? Cicorie pure tu con le fave, buone le cicorie con le fave. Ti hanno tolto la voce, Anna, che così devo dire? Allora, questo è il basolato. Vabbè, è rotto. Sì, vediamo un po' che cosa ha da dirci Tonino Santamaria, perché è lui che ci ha girato la segnalazione, l'avranno girata a lui, vediamo un po', sì. Tonino, il basolato. Sì, praticamente mi dicevano che avevano fatto i lavori, c'era anche un post del sindaco qualche giorno fa, avevano fatto il ripristino delle chiacchierotte. Mi hanno detto guarda che le chianche rotte stavano e rotte stanno ancora. Beh, abbiamo fatto sia all'altezza della macelleria che sta lì in fondo vicino a Sant'Agostino, sia nella discesa da San Benedetto quando incrocia via Brusci, e sia su via Brusci andando verso l'arco che sbuca sul Piazza Garibaldi. Hanno fatto bene in a segnalarci. Non so che cosa hanno fatto, però e c'è stata quella foto, quel post, ma in realtà le chianche sconnesse, rotte, stanno lesionate, ci sono ancora. Tonino, se non erro, un intervento dovrebbe essere stato fatto di fronte alla chiesa di San Benedetto, come ci ha segnalato un telespettatore. Evidentemente l'intervento quanto hai detto tu si riferiva a quanto fatto lì, però in effetti io confermo che via Brusci non è stato fatto nulla, le chianche pericolose c'erano e ci sono a tutt'oggi, insomma. E va bene, quindi io dico che se qualcuno purtroppo cade e si fa male, si rivolgesse alla Codacons, la mail è codacons@chiocciolalibero.it, lo abbiamo detto già da oltre un mese, il magistrato di turno non potrà che darci ragione, perché abbiamo avvisato la pubblica amministrazione, abbiamo divulgato l'informazione, e la gente non può andare con l'ambadina tascabile e guardare dove mette i piedi continuamente, può anche distrarsi un attimo, inciampare, cadere e chiedere i danni al comune e a quelli delle fonti. Andiamo avanti, perché ad ogni cosa c'è un limite, e adesso basta. E che caspita. Passano i mesi per aggiustare due chianche. Questo è l'ingresso della scuola elementare di Amicis. E praticamente ci hanno segnalato che c'era... qui dove hanno risistemato l'ottagono, è un ottagono questa piazza, Tonino Santamaria, ti ricordi? Questa nasce da un'idea del progettista, l'architetto Giovanni Fraccascia. Mi aiuti Tonino Santamaria? Sì, Giovanni Fraccascia, quello che l'ha disegnato e realizzato. Ecco, c'era un cane nero, o una cagna, io non riesco a vedere, comunque un cane nero, che s'aggirava da quelle parti, saliva, scendeva, insomma, non so se ha danneggiato anche le piante lì apposte, ma ci hanno segnalato che questo cane è anche pericoloso, se non ho capito male, perché abbiamo una segnalazione di un telespettatore che ha assistito a una specie di aggressione da parte di questo cane
nei confronti di un altro animale, di un altro cane portato al guinzaglio e quindi il relativo proprietario. Sì, direttore, mi permetta di leggere il messaggio che è giunto ieri. Sì. Stamattina nei pressi delle giostrine in giardino. Piazza Garibaldi? Sì, penso che sia Piazza Garibaldi, un cane nero libero ha aggredito un uomo col suo cagnolino al guinzaglio e ha recato paura tra la gente. Sono stati chiamati i vigili e sembra che i vigili non abbiano risposto, insomma, alla chiamata. Spero sia stato recuperato il cane, magari dal suo legittimo proprietario. Ecco, chi ci ha scritto forse pensa che il cane sia un cane padronale, ecco, ma è probabile anche che sia un randaggio. Se insomma, si tratta di questo cane che vediamo nella fotografia, non mi sembra che abbia il collare, quindi non penso che sia padronale, sembra un randaggio, ma un randaggio o meno la ASL deve fare il suo dovere, intervenire, ma siccome le risorse sono sempre più poche, Toni Santa Maria, e finché arriva la Calappia Cani ci deve essere la squadra dei vigili urbani che deve tallonare il cane, cioè adesso ci mettiamo io e Tonino, Anna e Claudio e facciamo la sorveglianza ai cani e dobbiamo dire poi alla Calappia Cani che arriva dopo 2 ore, dopo 3 ore, non so quando, dove si trova il cane Tonino, così si può fare la Calappia Cani oggigiorno di una ASL e lasciare che i cani aggressivi possano circolare liberamente e fare danni. Boh, non lo so se è normale una cosa del genere, se questo Io significa tutelare la pubblica incolumità, se questo risponde a quei requisiti di tutela la pubblica incolumità. Se vuoi posso darti un'altra notizia. Prego, prego. Cioè, sempre riguardando i cani, sì. Pare che nella zona industriale c'è qualcuno che come dire, abbandona del cibo in maniera sistematica, quotidianamente, per dare da mangiare a cani randagi. Il problema è che non è un cane, ma è diventata una squadra di cani che sono diventati pericolosi per chi frequenta si crea la cosiddetta colonia. La colonia. Il problema è che vanno tutti là a mangiare perché c'è qualcuno che gli lascia il cibo e quindi sono diventati pericolosi. Perché quello diventa una colonia, diventa un loro territorio e chiunque passa di là lo vedono come un intruso. Perché la giustificazione di qualcuno, sai qual è stata? Così li togliamo dal paese. Ah, li togliamo dal paese. C'è anche l'intenzione. Ah. Sì, sì. Ma come idea va bene però, eh? E perché non li mettiamo davanti al casello dell'autostrada? Perché se uno passa e dice, mo mi ha adotto un cane, viene sensibilizzato. Che dici, Anna? Li mettiamo all'ingresso, questo sistema lo facciamo all'ingresso del casello autostradale. Mannaggia. Ma può essere che vengano certe idee, non ci credo io a certe idee. Vabbè, questa è una provocazione di Tonino, abbiamo capito. Certo. Tonino Santa Maria, hai detto una... Io non... Come dire, non sapevo di questa cosa. Dell'autostrada? Mi è riferita ieri o l'altro ieri. Ah, ti hanno detto questo? Sì, sì, sì. Ah, ho capito. Va bene. Però adesso non so se la provocazione di chi me l'ha detta oppure no, però la realtà è che i cani stanno in zona industriale, gruppo numeroso, e là ci vanno perché trovano cibo da... E quindi vanno nella zona industriale, mangiano e poi vengono a farsi una passeggiata nella fondana ottagonale, nelle aree di Acquaviva. No, pare che si fermano in zona. Questo nero invece va in giro, questo nero va in giro invece, va bene. Abbiamo altre segnalazioni, possiamo chiudere? Chiudiamo, se avete proprio un minuto qualcosa da dire, altrimenti salutiamo le amiche e gli amici, Anna, Tonino, Claudio. Lasciamo tutto per lunedì, eventualmente altri argomenti, e oggi l'ultima cosa da fare è salutare e augurare a tutti un buon weekend. Ci vuoi dare qualche chicca, Tonino, di qualche cartuccella fiammante? Abbiamo argomenti che sono pronti, su cui possiamo trasferire la notizia ai concittadini. Come vanno i fuochi d'artificio dopo la mezzanotte? Li ascolti tu da casa tua? Sì, avanti ieri sera è successo. Ti piacciono, è bello? I palloncini no, i fuochi d'artificio sono ancora sveglio, per cui... Speriamo che il sindaco faccia subito un'ordinanza per eliminare, è vero che dopo mezzanotte non si può, ma deve fare un'ordinanza il sindaco, qualche cosa deve fare perché non se ne può più. La gente non può dormire con i tappi nelle orecchie.
Docenti e studenti da Nord Macedonia, Romania, Turchia, Portogallo e Polonia, ospiti della scuola Bosco Netti di Sant'Eramo in Colle per il progetto Erasmus. Su Telemaig, programma 79, sabato 22 ottobre alle ore 12.30, 14.25, 17.30, 20 e 22. Domenica 23 alle ore 13 e alle ore 18, Anna. Le tue interviste, il tuo servizio. Bene, Claudio. Grazie. Niente, allora volevo rinnovare l'invito ai telespettatori a seguire l'intervista a Livio Macchia dei Camaleonti. Poi in conclusione, molto breve, una notizia sportiva che non farà felici i tifosi della Juventus. Bonucci verso il rinnovo. Hai fatto ridere l'intervista Tonino Santamaria. Almeno uno è contento. C'è uno contento, ce l'abbiamo. La regia ci taglia tutto, ci taglia la regia. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Buon fine settimana. Ciao. 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 Ciao.